Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, non so se lo sapete, ma Ale nel suo canale ha una tipologia di video nei quali ti fa scegliere tre cose o le sceglie lui, tre cose che ti piacciono, che comunque vorresti acquistare. Devi indovinare il prezzo di quella cosa e se indovini quel prezzo te lo compra. Dondolare perché giustamente lei vuole essere dondolata e quindi... E salve, posso continuare? Col fatto che io volevo regalare i pattini, ci siamo detti: ma sai che facciamo? Gli facciamo la sorpresa, facciamo finta che ha indovinato, perché comunque Lara non ci azzecca quasi mai col prezzo, perché ancora non ha proprio il concetto. Adesso a scuola sta facendo le addizioni, sta facendo più e meno, sta facendo più grande e più piccolo, però ancora essendo la prima elementare con quegli inizi ma ancora il concetto, voi sentirete nel video, puoi avere un margine di errore di 27.000 euro e lei giustamente dice: ah, allora dico 27.000 euro. Però di solito succede che quando Ale fa questo format, di solito succede che lei vince il premio. Il premio deve arrivare a casa da Amazon, perché se lo vince Amazon o quel che sia, se lo vince si ordina quella cosa che lei ha vinto e la si fa spedire a casa. Quindi lei non si aspettava di trovarselo lì subito la cosa che aveva vinto. E niente, quindi vi lascio al video, vi lascio al continuo del video e spero che insomma si sia capito tutto. Faccio anche una piccola premessa: perdonate la casa super più incasinata del solito, ma presi dalla foga del momento, che comunque è stata una cosa troppo carina fargli questa sorpresa, che infatti è riuscita veramente bene, lei era super contenta. Ma guarda questa come sta dormendo, almeno mettete un po' più così, ecco. E proprio per fare questa sorpresa, insomma, Lara, è stato carinissimo, però ci siamo fatti prendere dalla foga, quindi quello che vedete per terra sono i pezzi delle scatole che io ho aperto, che si vede anche nel video, che io ho aperto di corsa per arrivare in tempo mentre Lara registrava il video con Ale, perché non potevo aprirli prima. E in più, se vedete anche roba per terra sparsa, è perché appunto Ale aveva appena tagliato il giardino e mentre le faceva i compiti noi abbiamo pulito tutto, però abbiamo preso quell'attimo, insomma, che era l'attimo giusto appunto per fare tutto. E niente, quindi spero che il video vi piaccia, vi lascio il continuo. Parliamoci chiaro, no? Ma se io ti dico... Aspetta. Hai vinto. Lara, piacere, hai vinto. Perché la matematica purtroppo è un'opinione in questa casa, quindi non sa che 27.000 euro sono un po' tantini. Ok? Lara, hai vinto. Cosa sarebbe ancora più figo? I pattini sono fighi? Sì, pattini. Io ho una sorpresa per te. Quale? Girati. Girati. Totalmente, girati. Hola. Sono tuoi. Hai indovinato, Caio. Vinto. Tieni. Ciao. Impariamo ad andare sui pattini? Sì. Vatti a mettere delle scarpe. Non li vado a mettere. Ci vediamo dopo. 5 minutes before. No, è troppo riverbero. Ci siete tutti? Mi sentite? No. Tutti? 5 minutes before. Io lo so fare. Allora. No, non ti alzare, aspetta, ti do una... No, devi avere almeno i paraginocchi e le cose messe. La sicurezza prima di tutto, Cavi! Ci sei? Sei pronta? Sì, però non mi prendere la pelle come me la prendi. No. Ok.
Allora, adesso facciamo così. No. Non sono i pattini da ghiaccio. La no, non è la conga. Ok, resta ferma tipo così. Allora, ricominciamo. Guarda, ti puoi anche dare le capocciate al muro, guarda. Non è una buona idea fare un caschetto, ok? Non è un'ottima idea. A te che non allargare troppo le gambe. Perché sennò fai una spaccata e ti fai male. Ok, girl, ok. Ci sei. Stai più facendo una camminata della salute, però comunque un inizio. Voglio prima uscire solo. Ok. Sì. Sappi, preparati, perché prima o poi una sederata la darai. Capito? Prima o poi cadrai. Nel caso, ci rialziamo, facciamo così con le mani e ritorniamo. Vai. Non si dice mai, prima o poi cadrai. Invece sì, dovevo avvertirla. Ce la stai facendo. Vieni. Sto girando. Ti stai abituando? Vieni. Dai, sto qua, se cade. Vieni in corridoio. Senza nessuno. Ok, spostati, vai. Ti seguiamo. Sembri un pinguino di Mr. Popper. Sembri uno dei pinguini di Mr. Popper. Chi è Mr. Popper? Quello dei pinguini. Ah, ok. Sì. Ci sono. No, non ti tocco. Fermo lì. Io non ti tocco fino a quando non vedo che cadi, ma per adesso stai andando benissimo. Sì, ci sei, Lara, ci sei. No, ci sei. Lo vedo io. Vai. Ci sei! Che è la tigliera! Questa ragazza è veramente strana! Tende beast, non la felicità. In italiano. È davvero la felicità? Sì. È bella la bestia. No! Bella la bestia! Fantasma è l'opera. Che c'è? Ci andiamo a fare gli sboroni, eh? Ma era per canticchiare. Carina, la manetta. Dove va? Lara, staccate dal muro. Lara, siamo di qua noi, eh? Dove vai? Ehi. Sì? Siamo qui, no? Aspetta. Beh. Sì. Salutami Franco, eh? Ciao Franco. Un signore, ma chi è Franco? Lo sappiamo io e Lara chi è Franco. Chissà. Con calma. E ecco chi è Franco. Ci provo prima con il muro. E qui partono le arpe. Va bene. Sì. Parigi. Londra. Sì, però come la pizza. Cioè? La pizza cosa, amore? Che cosa è la pizza? Come ti va a fare il treno che ti struscichi? Il treno che ti struscichi, che vuol dire? A mamma, che vuol dire? Oh signore! E vai pizza, treno. Pizza, treno, con i pattini. Davvero? Esiste questa cosa? Pizza. Pizza perché è in giro, treno perché vai lungo. No, mamma mia, vieni. Dove? Qui. Mamma, reggimi. Secondo te la sto reggendo abbastanza? Pizza, trenati. Vai. Con le punte, Va verso il letto. Ok.
Vai verso il break dancing. Olè. Aspetta, aspetta, no. Beh, siamo qua per darti la mano entrambi. No, aspetta. Ah, vuole farla da sola, ok. Ciao. Scusaci. You can do this. Guarda che facciata che si dà. Oh, brava! Io ho letto posto, mi dai un po'. Me lo dica lei. Ah, che bei pacchina! Ce la stai facendo per farcela! Lo sto facendo. Decisamente sì! Ok. Ora la schiena a letto. Caio, amore, tu sei un'anima buona e pura. Nessuno compra i pattini a Caio. Perché non abbiamo comprato i pattini a Caio? Caio, li volevi i pattini? Pure io. È di famiglia sdraiarsi sul pavimento comunque. Pavimento che in questo momento ha dell'erba. Perché lui ha tagliato l'erba oggi, quindi abbiamo erba per tutta casa. Vai, pizza treno. Pizza treno. Ma perché il treno te fermi? Non ce la puoi fare. Ce la posso fare. È vero già, è vero. Non ci arrivi. Zoe, cosa ne pensi di tua sorella che cerca di imparare a pattinare? Vuoi farlo anche tu? Guardate dove gli arriva la gamba. È completamente snodabile, Lara. Lara, domanda. Sì. Ma non dovresti pattinare, non lo so, tipo in piedi? Già. Provati a buttare per terra. Provo a buttare. Vedi, ci sono io. Non puoi, fisicamente. Nelle prossime puntate cercheremo di andare sui pattini fuori. Perché Lara me l'ha chiesto, giustamente. Dice, mi compri i pattini e mi ci fai andare per casa. È vero, però quello di oggi era tipo un training, un proviamo a non spaccarci la testa subito appena comprati. Però giustamente mi ha chiesto di farlo anche fuori e ovviamente la accontenterò stando ancora più attenti. Quindi se volete il video nel quale vi mostro come cerchiamo di andare appunto fuori, fatemelo sapere e lasciate un mi piace e io capirò che se questo video tanto vi piace vuol dire che vi è piaciuto il video e che ne volete un altro. È l'unico modo per capire se vi piacciono o no i contenuti che vi porto. PS, una cosa che non dico mai, se ancora non ti sei iscritto al canale iscriviti, anche perché sto per registrare dei video veramente fighissimi. Siamo un po' pazzi noi, questo lo so, però non vedo l'ora di farvi rivedere. E poi tra poco ci sarà il compleanno di Ale, poi ci sarà il compleanno di Lara e ci saranno un sacco di cosine belle, quindi mi raccomando, per non perdervi tutto questo, iscrivetevi al canale e niente. Noi ci vediamo domani. Love you.